Si è conclusa da poco la prima edizione del programma STAR, un programma nato dalla collaborazione tra la Scuola di Management della Bocconi e la Società Scientifica SITA, Società Italiana di Terapia Antinfettiva, che ha avuto anche un contributo a questo programma incondizionato da Shionogi. Il programma è destinato ai farmacisti ospedalieri e soprattutto all'antibiotico resistenza e all'antimicrobial stewardship e quindi ad ampliare il bagaglio dei farmacisti ospedalieri in tale ambito. Noi cerchiamo di capire meglio con il professor Matteo Bassetti, che è professore ordinario presso l'Università di Genova ed anche presidente della società scientifica SITA, com'è la situazione sulle infezioni ospedaliere e cosa si può fare per migliorare queste resistenze antibiotiche. Allora, professore, partiamo un po' dai dati epidemiologici italiani della situazione infezioni ospedaliere. Ma allora, guardi, in Italia l'infezione ospedaliera continua a rappresentare un importante problema. La percentuale di pazienti che entra in ospedale per altre ragioni e si infetta, o per una polmonite, o per un'infezione urinaria, o per un'infezione della pelle, quindi di un'infezione della ferita, o per una infezione, per esempio, del catetere venoso centrale, quindi un'infezione del sangue, è intorno al 5-7%. E varia da un ospedale all'altro. Arriviamo ovviamente a delle punte che possono arrivare fino al 10%, e abbiamo invece luoghi e ospedali in cui siamo inferiori a questo 5%. Quindi questa è più o meno la situazione del nostro paese, è molto variabile da ospedale a ospedale, anche in rapporto a quelle che sono le misure che si mettono in atto per la prevenzione delle infezioni ospedaliere, da un uso appropriato degli antibiotici a protocolli adeguati per la profilassi chirurgica, a tutto quello che è i protocolli dell'infection control, dal lavaggio delle mani, isolamento dei pazienti, ai percorsi chirurgici e medici dei vari pazienti. Quindi diciamo che è facilmente influenzabile da un'adeguata politica di prevenzione. Tuttavia, però, c'è un ostacolo, cioè si può ridurre questa proporzione portandola intorno al 4-5%, ma si arriva a un punto in cui questa percentuale è incomprimibile, che è quella che ritroviamo un po' in tutto il mondo, cioè le infezioni ospedaliere non vengono solo per colpa, passi il termine, degli operatori sanitari o delle strutture, ma avvengono anche per colpa del paziente, cioè il paziente è particolarmente debilitato per le sue condizioni di base, viene sottoposto a un tubo endotracheale in rianimazione, a dei cateteri, quindi ci sono dei fattori di rischio di base che non possono essere elevati fondamentalmente. E quindi questa è la ragione per cui si arriva a un punto oltre il quale non si riesce a ridurre. Senta, professore, si parla di questo bisogno insoddisfatto di nuovi antibiotici. C'è qualcosa di nuovo? Sì, allora in tutto questo scenario di infezione ospedaliera ovviamente aumentano in maniera importante i batteri resistenti, resistenti agli antibiotici tradizionali, tanto che si parla che nel 2050 moriranno più persone all'anno di infezione da batteri resistenti che di ogni altra malattia, quindi circa 10 milioni di morti nel mondo all'anno per germi resistenti, quando nello stesso anno ci saranno circa 8 milioni di persone che moriranno di cancro, quindi molti più morti di germi resistenti che non da tutte le altre cause. È evidente che in questo contesto c'è bisogno di nuove armi, perché ogni giorno o comunque ci sono nuove resistenze, cioè nuovi sia meccanismi che nuovi batteri che in qualche modo cambiano la loro struttura e quindi imparano a difendersi dagli antibiotici. In questo contesto c'è bisogno certamente di nuovi antibiotici, e qui qualche cosa è arrivato negli ultimi anni, ma la prospettiva di qui al futuro torna ad essere problematica, perché oggi sono sempre meno le industrie che decidono di investire nel campo degli antibiotici. C'è qualche novità interessante arrivata anche recentemente: nuovi inibitori delle beta-lattamasi, e in particolare nuovi inibitori delle carbapenemasi, o nuovi antibiotici con nuovi meccanismi d'azione che consentono di coprire uno spettro maggiore di microrganismi.
Senta, professore, quali fattori bisogna considerare, cioè quali sono quelli più importanti e come si può puntare, cioè a cosa bisogna puntare per contrastare questa antibiotico resistenza? Ma le dicevo prima, bisogna lavorare di più su protocolli di antimicrobial stewardship, cioè fondamentalmente migliorare l'uso degli antibiotici. Migliorarlo per quelle che sono le quattro caratteristiche che noi conosciamo degli antibiotici, che sono migliorare sicuramente il modo di dosarli, cioè dare delle dosi adeguate per tutti i pazienti, migliorare quella che è la posologia e quindi darlo con un certo in un certo rispettando per esempio il timing, se lo devo dare ogni 8 ore non è che lo posso dare ogni 12. La durata è molto importante perché spesso tendiamo a usarlo per troppo tempo e soprattutto dare l'antibiotico quando serve, cioè fondamentalmente evitare di dare gli antibiotici quando uno ha un raffreddore, quando uno ha una condizione importante, oppure in ospedale evitare profilassi prolungate, per esempio la profilassi antibiotica chirurgica, oppure terapie empiriche che durano settimane. Ecco, certamente bisogna stare molto attenti nell'utilizzo appropriato degli antibiotici perché questo è quello che in qualche modo riduce in maniera significativa la incidenza appunto dei germi resistenti.